Marco Politano, la Spike si aggiudica anche l'ultima della regular season vincendo 3-0 contro l'Acli Site Roma. È una vittoria importante questa perché vi ha permesso di riconquistare la vetta del campionato. Sì, finalmente dopo 3 anni di Serie B siamo primi, quindi abbiamo vinto almeno la regular season, ci aspettano i playoff, siamo onorati di questo risultato, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, è stato un campionato durissimo, abbiamo avuto anche la Coppa Italia che abbiamo vinto, per cui siamo campioni d'Italia, insomma non si sono riposati mai e un risultato secondo me meritato. Adesso manca l'ultimo gradino prima del successo. Ecco, a Casoria, torniamo indietro di qualche giorno, è arrivato il secondo stop di campionato, quindi siamo dovuti giungere all'ultima poi. Avete tenuto tutti un po' con il fiato sospeso. Sì, ci può stare, nel senso un po' inspiegabile, ma succede. Quindi i ragazzi erano forse un po' scarichi, palestra molto grande, per cui gli ambienti, insomma, per questo sport conta molto anche l'ambiente in cui si gioca. Erano secondo me anche abbastanza stanchi dopo, nonostante il turno di riposo dopo la partita di Genzano, un po' di deconcentrazione perché bene o male si sapeva che la nostra avversaria aveva perso la settimana prima, quindi ancora di più si poteva immaginare di agguantare questo risultato, di rimanere primi in classifica. La dimostrazione è che non si deve mollare mai, perché nulla, non si può dare nulla per scontato, altrimenti le sorprese sono dietro l'angolo. Adesso ce la devono mettere tutta, ancora di più della Coppa Italia. Quindi io faccio un appello a tutti i campobassani, esattamente con lo stesso entusiasmo che vivono per tutti gli altri sport. Ci giochiamo la visibilità anche in questo sport a livello italiano. Campobasso merita, dopo questo campionato, di giocare in Serie A e abbiamo bisogno del supporto di tutto il pubblico campobassano. Ecco, sarà un po' come rivivere la Coppa Italia perché le avversarie sono le stesse, si partirà contro Grottaglie e poi ci sarà Reggio Calabria. Stesse partite, per cui speriamo di duplicare questo successo. Quindi, ma abbiamo bisogno, come è successo alla Coppa Italia, anche di un altro giocatore che è il pubblico, come c'è stato per la Coppa Italia. Il bilancio è sicuramente positivo, da presidente quanta soddisfazione c'è? Beh, al di là del risultato, che ovviamente fa piacere, quindi negarlo, la cosa bella è che, lo dico da sempre, il progetto sta andando avanti, stiamo avendo finalmente anche i giovanili che stanno attirando ragazzi a frequentare questo sport, anche paradossalmente il movimento degli over, quindi diciamo, il progetto era quello di riportare la pallavolo ad alti livelli qui a Campobasso. Lo stiamo facendo, ci stiamo riuscendo, grazie a tutti ovviamente, sponsor, dimentico sempre di ringraziare tutti, staff, tutto questo è davvero frutto di una squadra vincente.